Partiamo subito dalle tue sensazioni a un anno quasi di distanza dal rientro in campo con l'ultima partita con Newport. Personalmente è stato duro, sento ancora che sono al 60-65%, però mi ha supportato a livello mentale, sai, dopo un anno è stato duro, la voglia era tanta e mi sono divertito onestamente. Ciò che non mi mancava era la sensazione che era dopo la partita, non durante. Si sono visti almeno 3-4 placcaggi decisivi, comunque avevi anche voglia dal punto di vista lì probabilmente. Ah, è il mio lavoro, se non vado in campo e non placco mi sa che non rientro più nel campo, quindi è una cosa che devo fare. Probabilmente anche per l'essere un po' temuto per questo rientro, forse anche pensando male per il fatto che sapevano che eri fuori da un anno, un brutto fallo su di te anche in ritardo, costato il cartellino giallo a Powell. A mio avviso si meritava addirittura anche il rosso, però sono cose che succedono durante la partita, è stata meglio per noi, non abbiamo sfruttato in maniera adeguata questa cosa, speriamo ci serva da lezione nelle prossime situazioni. Da fuori prima e da dentro il campo adesso, come stai vedendo questo primo mese di attività di una squadra completamente rivoluzionata o quasi? Falso chi dice che non è una squadra che è in crescita, falso chi dice che non ci sono delle qualità e dei valori individuali dei giocatori. Sono positivo, è difficile anche per i tifosi che guardano, ma soprattutto anche per noi che giochiamo, continuare a non vincere, è quello che vogliamo arrivare, però tramite una costruzione solida, e per quello ci vuole tempo. Prossima partita, dopo quella appunto ormai archiviata, diciamo, con i Dragons, Glasgow Warriors, primi in classifica, squadra che ormai non è più una sorpresa a quei livelli lì, ex finalista insomma nell'ultima stagione e sempre ad alti livelli nelle ultime 2-3 stagioni. Sicuramente è una struttura che ci può insegnare molto, quando siamo arrivati non erano i primi della categoria, adesso sono una squadra di alto livello pur non tenendo dei nomi giganteschi, quindi hanno lavorato benissimo negli ultimi anni e si è visto l'anno scorso con cosa hanno conquistato il valore della squadra, però il rugby è così, è 15 contro 15 per 80 minuti e vedremo quello che succede. Non partiamo battuti, partiamo con la convinzione che sarà una grande lotta, dopo vedremo alla fine. Giocatori come Strauss, uno dei metamen in questo momento, oppure come Holmes, ex Petrarca, anche, sono un po' il punto di forza di questa squadra dei Warriors, che forse proprio in mischia, in terza linea, nel tuo reparto, ha uno dei cardini di questa squadra. Sarà una bella sfida, no, da questo punto di vista. Siamo qua per questo, abbiamo deciso di venire in Celtic League, i giocatori hanno deciso di giocare per la Benetton, quindi ci sarà da divertirsi. Come la vedi appunto questa partita? Dove vedi i punti importanti di questo incontro? Dove si deciderà? Credo che si deciderà sulle fasi di conquista. Touche e mischia hanno visto che il nostro drive adesso è temibile, quindi so che ci aspetteranno là e metteranno. Hanno visto che comunque abbiamo commesso degli errori con delle facili mete ogni volta che i Dragons ci hanno messo sotto pressione in fase difensiva e in multifase, quindi ci proveranno a mettere sotto pressione là e noi dobbiamo continuare a colmare i gap e i problemi che abbiamo avuto in passato, poi dobbiamo entrare sereni perché loro sono in primo posto, noi siamo in ultimo, quindi quelli che ce l'hanno da perdere sono loro, quindi andiamo sereni e convinti che sarà una gran partita, sarà difficilissima, però divertiamoci. Hai parlato della fase difensiva appunto di queste ultime partite, tu anche appunto da grande placatore, dove vedi i margini di miglioramento in questo aspetto, soprattutto appunto quello messo un po' più in risalto nelle ultime partite? Allora, onestamente c'è una tenacia maggiore, siamo ripartiti da zero, è proprio vero quello che aveva detto il precedente, che è stato un anno zero perché abbiamo iniziato a lavorare sulle basi della difesa, cosa che magari quando ero arrivato io con Franco eravamo agli step dopo, ho dovuto io in una maniera veloce imparare tutto quello che si era creato. Adesso c'è stato un miglioramento sulla tenacia, ragazzi, venivamo da una partita da 40 punti e è stato un risultato lungo anche quello di Dragons, ma combattuto sempre, è stato dettato da errori individuali e tanti su persone che comunque
non hanno una grande esperienza, che questo gli servirà per migliorare, per presentarsi alla prossima partita al migliore dei modi. Si è parlato molto in questi giorni che sei tornato appunto in campo di un tuo nuovo ruolo quasi da leader appunto della squadra. Questo forse deriva anche dal fatto di essere quasi un veterano ormai, al di là del fatto di essere cresciuto qui, anche uno dei pochi, verrebbe quasi da dire, rimasti quest'anno. Se non, questo non lo so, io sono della politica che per conquistare una leadership devi dimostrarlo sul campo, perché è sempre là che si parla. Il rugby è partita, non è allenamento, eccetera eccetera, quello è per noi giocatori, quindi ho ancora tanto da fare, perché sono ancora alla prima partita e so che posso dare ancora di più tramite le mie prestazioni, leadership. Tento di dare sempre il meglio in campo e fuori del campo, ed aiutare chi ha meno esperienza, come ai tempi la gente aveva fatto con me. Infatti proprio sembra esserci quasi un passaggio di testimoni. Ci sono adesso molti ragazzi giovani che si stanno approcciando appunto a un livello diverso, qualcuno anche cresciuto qui. Forse è proprio questo, no, il bello anche di questo momento, questo dover in qualche modo dare qualcosa agli altri, no? Il dover dare, non penso che sia un dover dare, penso che è una cosa naturale che viene col tempo. Ricordo anch'io i tempi dell'Under 21, magari mi capitava i ragazzi dell'Under 16 che andavano, mi ricordo anch'io quando ero qua nelle giovanili della Benetton, che magari arrivava il Silvio Orlando della situazione che diceva la sua, perché questo rugby arriva a un certo punto che inizia a capire il rugby, e quindi ti è anche più facile trasmetterlo, e guardare gli altri nello stesso tempo ti aiuta a non commettere gli errori. Prima hai parlato di tenacia, quello che è sembrato proprio un grosso passo avanti nella partita con i Dragons è proprio sembrata la determinazione, la quasi rabbiosa voglia di reagire nei momenti in cui tutto sembrava in qualche modo andare storto, e in qualche modo cercare di recuperare. Forse senza appunto qualche piccolo errore staremmo commentando un altro tipo di risultato. Questo è rugby, si perde, si può perdere male, ci si prende tutte le responsabilità e si mettono le spalle avanti per la prossima partita. Dove state lavorando adesso per questa settimana per affrontare le prossime due partite, che sono due partite casalinghe, quindi cercare anche il sostegno del pubblico sicuramente che sarà importante? Sicuramente sulle cose tattiche, non guardiamo dove giochiamo, perché sono convinto che i nostri tifosi sono fantastici, quindi sarà una cosa naturale quando entreremo in campo di riuscire a dare quel qualcosa di più. Stiamo lavorando su, appunto, come hai detto tu, come ho detto io prima, di tenere la lampadina sempre accesa, perché veramente ci facciamo delle cose buonissime e dopo ci perdiamo sulle piccole cose. Questo è normale, è frutto di un'organizzazione non ancora collaudata. Avendo vissuto gli anni passati di gestioni diverse, come, ritrovandoti in qualche modo con lo stesso, chiamiamolo, problema in queste prime partite, che spiegazione ti sei dato dei primi 10 minuti del secondo tempo, quando il Benetton sembra incassare punti che poi si rivelano decisivi? La mia carriera è stata sempre fatta così, mi sono sempre presentato in squadre nuove con progetti nuovi, e l'unica risposta che mi sono dato è la chimica. La cosa bella del rugby è che tu puoi esprimere a livello individuale tutti i tuoi valori, eccetera eccetera, ma se non hai quella chimica con i tuoi compagni non vai da nessuna parte. Non ho mai visto nessuno, sì, forse Williams, risolvere le partite da sole. È questione di chimica, di situazioni. Quando si amalgama bene il gruppo e tutta la gestione, non ti succedono queste cose. Sempre per un discorso appunto di gestioni diverse vissute, dopo questo primo mese di gioco, le valutazioni sul nuovo staff tecnico? Grazie per la domanda. No, seriamente, quasi tutti li conoscevo, ci ho lavorato. Umberto ha dato quel modo frizzante, più di osare, più di uscire dagli schemi, da prendersi
più di prendersi le proprie responsabilità, ed era quello che aveva bisogno, senza criticare il precedente Franco, che posso solo che parlare bene, ma Umberto ha portato quest'area buona in una maniera intelligente, ma non è colpa sua di quello che sta succedendo qua, è un insieme di cose, ma è normale, siamo agli inizi. Abbiamo tanta gente che in passato non giocava quel minutaggio che dovrà giocare quest'anno, e quindi quello che verrà, verrà, ma io posso dire, non potevano fare, nessuno poteva fare di meglio. Svelaci un ultimo segreto, visto che hai anche appena ricominciato, possiamo di fatto dire così. Umberto vi ha chiesto una frase, un piccolo pensiero della stagione che vi aspettate. Qual è stato il tuo? Divertirci. Io mi sono accorto che mi sono allenato un anno, ero lontano dal rugby e lo guardavo, e dicevo, io non sono fatto per guardare, io sono fatto per giocare. E perché sono fatto per giocare? Perché mi diverto. Ho ripreso quello, sai, quando passi tanti anni sempre senza tempo libero, sempre sotto i ferri, il tuo corpo è stressato. Non te ne accorgi, entri in campo e dici, stasera gioco, speriamo che dopo la partita sia vivo. Invece no, adesso penso di aver riappreso cosa vuol dire vivere la partita, e quindi sì, divertirsi, mi è stato divertirsi.